Se ci sono degli azionisti dell'Enel, devono sapere che l'Enel fa un gioco sporchissimo. Innanzitutto hanno preso un amministratore delegato che dove l'hanno cercato? È straordinario, secondo me. Questo dottor Scarroni è stato adesso il nuovo amministratore delegato, è stato scelto perché ha portato delle referenze. Lui è un pregiudicato e ha preso un anno e quattro mesi, ha patteggiato un anno e quattro mesi qualche anno fa, perché aveva un'azienda che si chiamava Tecnoint e con la quale dava tangenti al Partito Socialista per avere appalti all'Enel. Straordinario. Quando ha portato il curriculum ha detto: benissimo, un po' poco, un anno e quattro mesi, però ti facciamo lo stesso amministratore delegato. Questo signore appena instaurato cosa ha detto? È arrivato e ha detto: signori, quando su The Economist di luglio, prendete Economist di luglio, i maggiori scienziati del mondo in copertina, c'è scritto: nemico pubblico numero uno è il carbone, detto dai più grandi scienziati del mondo, come CO2, come anidride carbonica e come effetto serra, li raddoppia e lo triplica questa cosa qua. Invece questo signore, che si chiama dottor Scarroni, va e dice a voi, ai giornali, alla televisione, e dice: il carbone è buono, non ci sono lobby, costa poco, inquina pochissimo, non parlano di effetto serra, non parlano di CO2, inquina pochissimo e poi costa meno. Non è assolutamente vero, perché l'estrazione del carbone ormai in Germania si sono fermati, in Inghilterra si sono fermati, l'estrazione diventa sempre più improbabile, sempre più in profondità, costano sempre di più, ma qual è il loro gioco? Farlo sovvenzionare dalle nostre tasse. Allora un watt prodotto col carbone, dicono che costa di meno del petrolio, ma non è vero, costa quasi il doppio, 160 lire in più al kilowatt, del kilowatt prodotto col petrolio. Quindi per le nostre sovvenzioni, la politica qual è? Dirottare i nostri soldi per qualche cosa da finanziare che ci rientra come comunità a beneficio. Io con questo non mi rientra nessuna cosa. Allora chi ha azioni Enel si renda conto che ha un amministratore delegato che dice queste cose qua. E noi siamo con dei manager che ci vengano a dire che il futuro è il carbone. Ma io voglio vedere un po' tuo figlio quando ti dirà: dove, a che università vai? Vado, ho fatto un corso alla Bocconi di spazzacamino. Ma che cazzo? Io ho visto Marzano, il ministro Marzano ad Avellino, era a fare uno spettacolo lì, girava per Avellino perché voleva fare due centrali lì, due centrali turbo gas da 1000 megawatt, e la gente dice: ma noi coltiviamo, stiamo bene, non abbiamo bisogno. Fra tre anni ne avrete bisogno, ha detto. Fa dell'energia preventiva Marzano. Abbiamo questa gente qua, Matteoli, un altro all'ambiente. Matteoli ha fatto una riforma ecologica, togliendo, cambiando le parole sono terrificanti. Ha cambiato la parola rifiuto in materia prima, quindi abolendo il riciclaggio, la raccolta differenziata, che non funziona, lo sappiamo tutti che non funziona. E ha detto: beh, invece di chiamare rifiuto lo chiamiamo materia prima, e questa materia prima la buttiamo dentro i termovalorizzatori. Non sono inceneritori, non li chiamano inceneritori, termovalorizzano. Ma quando tu bruci un chilo di roba, 3 chili vanno nell'atmosfera, e 3 etti di cenere tossica la devi seppellire da qualche parte. Un forno costa dai 600 ai 1000 miliardi, lo dovrai poi togliere dopo 30 anni perché è obsoleto, che è la parola che piace a lui, te l'ho detta, vedi? È obsoleto dopo 30 anni. Sono tutti costi. Ecco, allora partiamo da una questione di economia. Noi siamo gestiti energeticamente dai comunisti. Io sono stufo di avere i comunisti al governo. Va bene? Gente che vuole l'energia a basso prezzo. L'energia a basso prezzo non esiste, esiste nella mente malata di questi comunisti qui. Chi era che diceva l'energia gratis, così le fabbriche pompano prodotti interno lordo? Chi lo diceva? Un capitalista, lo diceva Lenin. Questi sono i comunisti veri da abbattere. Noi non abbiamo più bisogno di energia, è una balla colossale, noi non abbiamo bisogno di energia, è una balla, abbiamo bisogno di tecnologie nuove che ci sono. Ora vi faccio questo esempio che è piaciuto a lui, che io ho visto. Dunque, una volta il campanello di casa, il campanello, quando eravamo scemi, lo spingevi e suonava, consumava energia solo quando lo spingevi. Pensa come eravamo coglioni. Però c'erano incidenti, qualcuno prendeva la scossa. Adesso il campanello entra la corrente a 220, c'è un trasformatore, la trasforma a 12 volt, e il campanello è sempre attaccato. Ora, ha un consumo, anche quando non lo premi, che è perenne, di 4 kW.
scusate, 4 watt, un campanello. Se moltiplicate i campanelli in Europa, che sono 250 milioni, parliamo di 1 miliardo di watt, noi, che è la produzione di una grande centrale nucleare. Noi in Europa abbiamo una centrale nucleare che produce 1 miliardo di watt per i nostri campanelli spenti. Un'altra centrale nucleare produce la corrente per i nostri televisori spenti, che non si spengono più. Abbiamo una tecnologia che è del 700, che è lo stand-by, la spacciamo come il futuro, che non si spegne più, c'è quel puntino rosso che consuma 4 watt. Per 200 milioni di televisori è un'altra centrale nucleare che fa 1 miliardo di watt per i nostri televisori spenti. Queste non sono tecnologie, queste sono stronzate gigantesche. Comunque, se qualcuno ha da dire la sua su quello che ha appena detto Beppe Grillo, noi siamo...